il modello pubblicità aperta, nel senso che attingete la forza della società civile, potrà portare fortuna al ballottaggio? Certamente sì, ma lo ha già portato al primo turno, perché noi abbiamo vinto in 35 comuni e con progetti e alleanze molto aperte, dove il Partito Democratico era un perno, spesso un protagonista diretto, ma anche altre volte un componente di un'alleanza civica e non solo politica. E così è un modello che però arricchisce la politica, perché vedete, al di là della percentuale che ogni partito può avere, noi non ci sentiamo autosufficienti. Il Partito Democratico è nato per far incontrare culture diverse, metterle insieme, fare le sintesi, però al tempo stesso fuori della politica c'è tanta vitalità, c'è tanto pensiero, tanta esperienza, tanta passione, e dall'incontro tra la migliore società dal punto di vista dei bisogni e delle idee e la migliore politica, io penso che soltanto la politica, la regione, le città ne traggano beneficio. Secondo è lo stesso pensiero di Bocci, però, che ha voluto le liste civiche, ha voluto il civismo impegnato in questa. Di Giampiero Bocci, che ha voluto il civismo, ha voluto i candidati delle liste civiche. Ma il pensiero del Partito Democratico, nel senso che anche la nostra idea di vocazione maggioritaria, che manteniamo, perché noi vogliamo parlare, diciamo, a un campo molto grande di forze della società, non è che abbiamo solo la curva dei tifosi, no, dobbiamo parlare a un campo molto largo. Beh, però non è mai stata scambiata per autosufficienza, quindi aprire ad esperienze civiche per noi è naturale, insomma. Quello può essere traslato anche per le prossime regionali. Ma sì, certamente, noi tutti insieme siamo un partito che ha avuto e dà problemi, feriti, ma è un partito vivo. Ma davvero vogliamo consegnare la regione ai dispensatori di odio e dei veleni che stanno mandando al tracollo l'Italia, come Salvini, il quale viene qui come una sanguisuga, pensando che qui ci sia una regione da conquistare? Ma l'Umbria non è terra di conquista, l'Umbria è una regione democratica, civile. Anche noi abbiamo avuto problemi, anche la nostra esperienza di governo ha avuto dei limiti, certo li abbiamo visti, li abbiamo pagati, ma adesso noi siamo nelle condizioni, cambiando quello che c'è da cambiare, ma di rinnovare un progetto e di ricandidarci a essere la forza che insieme a tante altre della società può garantire ancora un futuro a questa regione. Io ne sono convinto, se non ne fossi convinto non avrei accettato il compito di guidare collegialmente il partito in una fase difficile che mi ha assegnato il segretario nazionale. Il Walter Verini da commissario segretario regionale è possibile? Ma no, che c'entra? Io sono un po' un coordinatore, un allenatore di una squadra che va insieme rafforzata, aperta, ricostituita, ma tutti insieme.